if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? È evidente quando c'è un problema di udito. Autovision. Vi aspettiamo per la prova delle moderne soluzioni, invisibili quando indossate. Mentre vola, non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine, tutto il cielo si riflette nel mio occhio. Le montagne che dividono i destini si frantumano e diventano di sabbia. Al passaggio del momento di splendore che spalanca la porta della gabbia. Vedo gli occhi di una donna che io amo e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata. E non sento più bisogno di soffrire. Oggi è il giorno di Frosinone-Milan e noi in attesa della partita ci facciamo le figurine dei calciatori. È la prima volta che Frosinone è nella collezione Panini. Direzione Matusa! E non sento più bisogno di soffrire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. 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 È la 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 notte dei desideri. Senta, lei è del sud. Però vi ha brutto appena. Nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono è la notte dei desideri. I giapponesi oggi ci hanno fatto fuori. Proprio fuori del gruppo. Allora siamo a Portogallo. Meglio di tutti però, sì. Meglio se giri, guarda Portogallo. Yes. Portogallo. Forza Leoni. Oddio! Oddio! Oddio mio! Vai! 1-0!
espulsione, Enzo, può essere espulsione. Bastardo. Sfonda. Oddio. A 1 e poi 3 a 2, la vedete che segniamo il 3 a 2, come era previsto 4 a 2 per il Milan, e finisce qua. Ma io ce ne andiamo, vai, scappa, scappa. Roberto, senti, tu hai parlato, hai detto che nel secondo tempo siamo calati come intensità, no? Ho notato questa differenza tra primo e secondo tempo. Io invece, più che l'intensità, perché noi abbiamo preso in 5 minuti, abbiamo preso 2 gol, no? Sì. Quindi più che l'intensità, perché il secondo tempo era appena iniziato. Abbiamo commesso più di qualche errore. No, sui gol abbiamo commesso... Rossolani, sì. Dell'amnesia difensiva, sì. È spaventoso, sei d'accordo? Sì, abbiamo commesso... E sul primo gol abbiamo sbagliato proprio la partenza dell'azione, nel senso loro si sono alzati con De Sciglio e Bonaventura e si è abbassato Bertolacci, quindi è come se hanno portato 3 uomini sulla fascia e noi ci siamo fatti attrarre da questa situazione e ci siamo spostati troppo in quella zona, di conseguenza Pavlovic è dovuto andare molto stretto a prendere Niang, c'è stato un mezzo rimpalletto dove forse è anche scivolato Blanchard e si è trovato da solo Abate. Nel secondo gol è stata una palla buttata via, non bene, è rimasto un campanile in alto, è saltato Gori, non ricordo con chi, e da un semplice colpo di testa è nato l'azione del secondo gol. E all'inizio del secondo tempo abbiamo avuto anche noi un'occasione con Toneb, che magari con un pizzico di fortuna in più poteva indirizzare la partita in un'altra maniera. Ma penso prima di tutto che è stata una vittoria meritata, nonostante siamo andati in svantaggio, la squadra ha sempre continuato a giocare, comandare il gioco e creare diverse possibilità per segnare. Avevamo avuto opportunità di sbloccarla subito, non siamo riusciti, ma quello che ho detto ragazzi anche a fine del primo tempo, intervallo, che dobbiamo stare sereni, continuare a giocare così come stiamo facendo, che la partita si vince. Prendere altri 4 gol può intaccare, può comunque creare delle perplessità per il proseguo, intendo. Ma sicuramente prendere gol non fa mai piacere a nessuno, non solo ai difensori, al portiere, ma a tutta la squadra e a me per primo. E ripeto, oggi abbiamo commesso degli errori su 2 gol, soprattutto perché il terzo Alex di testa è saltato in alto, è stato persa la marcatura e ci può stare. Il primo e il secondo... E dovevamo muoverci meglio e è il rischio un po' che hai, diciamo, che quando subisci così tanto ci può stare che la squadra inconsciamente perda delle sicurezze, e compito mio non fargliele perdere. Un giudizio sul Frosinone mi sembra anche doveroso per lui, no? Come hai visto questa squadra? Ma Frosinone è una squadra sicuramente che in casa si trasforma, perché sui 14 punti che ha fatto in campionato, 13 è fatta in casa con 4 vittorie e un pareggio, e anche quelle 3 prima di queste che ha perso con Chievo, con Torino, con la Roma, è stata in partita fino all'ultimo minuto e forse meritava anche qualcosina in più. Cioè, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma sapevamo anche che se giochiamo come sappiamo siamo superiori a loro, e quello che abbiamo dimostrato in campo. Volevo farti una domanda per sdrammatizzare, visto che si è parlato tanto del tuo futuro. Ma non c'è niente da sdrammatizzare. E ti volevo chiedere una domanda scherzosa: che gusto avrà il panettone il 25 dicembre? Ma per me il panettone c'è sempre lo stesso gusto. Se non mettono sale a posto di zucchero è sempre lo stesso gusto, perciò nonostante tutto quello, a parte che a me il panettone non mi piace, mi piace più salato e mi piace più bere che mangiare. Però c'è molto sale nel panettone. Che... Qual è? No, c'è molto sale nel panettone. Non lo so, non lo mangio io, non lo so com'è. So che ci sono cosa ci sono dentro panettone? Canditi, io sono di Catania, mister, che mi stai contando? Tu c'hai, mangi il panettone io con i pistacchi? Arancino o panettone a pistacchi? Allora, vabbè, va bene. Su Bertolacci, ma posso bere questa là? Sì, da parte della stampa giapponese. Andiamo prima della prenotata. Su Bertolacci? Sì, no, scherzo. Qui meglio questo forse.
Perché questo fa schifo? No, questa è pubblicità. Ah. Questa è pubblicità. Questa alla fine ce la portiamo. Buonasera, mi sta. Allora, puoi far non su Onda. Bertolacci. Bertolacci, allora. Perché hai parlato con Onda? No. Allora, cosa vuoi da me? Devi parlare con lui. Però volevo chiedere a lei proprio, dopo settembre, cioè ha giocato, dopo un po' di periodo, ha giocato dall'inizio. Allora ti dico subito, no? Non ti faccio finire la domanda. Sì. Allora Onda non si deve preoccupare, se Onda gioca, quando gioca, se gioca come ha giocato oggi, giocherà sempre, se non gioca così, non giocherà. Però è soddisfatto? Te l'ho detto adesso. Quindi anche gennaio potrebbe... Gennaio, chi vivo, chi morto, deve andare in Giappone, speriamo che ritorna bene tutto. Sì, ok, grazie. Bene, grazie. Auguri a tutti.